In linea generale, ricordatevi che la retribuzione delle ore di lavoro straordinario varia, quindi è diversa, dalla retribuzione delle ore lavorate normalmente e viene calcolata separatamente in base alle maggiorazioni previste dai singoli CCNL, contribuendo poi ad aumentare la retribuzione lorda del lavoratore. Secondo leggenda metropolitana, gli straordinari sono soggetti a tassazione straordinaria e separata, superiore rispetto a quella normalmente calcolata sulle ore lavorative normali. La realtà dei fatti è un'altra, è che la tassazione dipende dal reddito globale e dagli scaglioni di reddito IRPEF relativi. Ma quindi, come calcoliamo la tassazione sugli straordinari che andiamo ad effettuare, che poi ci vengono riportati in busta paga? In linea generale, per poter effettuare un calcolo esatto delle tasse da applicare sulle ore di straordinario effettuate, non possiamo prendere in considerazione un imponibile mensile, bensì dobbiamo fare una proiezione sul lungo termine, quindi una proiezione annuale. Questo per determinare poi lo scaglione di reddito in cui si rientrerebbe ai fini IRPEF e quindi di conseguenza per determinarne poi anche l'aliquota. Quindi, in poche parole, proiezione annuale, si determina lo scaglione, si determina l'aliquota, viene applicata l'aliquota sulle ore di straordinario effettuate. Chiaramente in sede di conguaglio, nel caso in cui il reddito rientri nello scaglione inferiore rispetto a quello, diciamo, previsto in precedenza, verranno poi restituite le somme in eccesso al lavoratore. Sappiamo che tassazione, IRPEF, scaglioni, cose di questo tipo sono abbastanza complicate, quindi di conseguenza abbiamo deciso di fare un esempio super pratico che potete trovare sul nostro blog. Il link, come sempre, in descrizione e nel commento pinnato in alto. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, come sempre attiva la campanellina e iscriviti al canale YouTube, ma cosa ancora più importante, facci sapere qui sotto nei commenti cosa vorresti vedere nei prossimi episodi. Da Factorial Italia è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio.